Cari amici di Telegarda, amici del dialetto, ben ritrovati. Vedete che vi sto parlando subito in dialetto, non italiano come di solito faccio, perché quando sono emozionato, ve lo sa so detto qualche puntata fa, quando sono emozionato non riesco a parlare italiano, parlo dialetto. E voi vi domanderete ma perché l'ha emozionato per questa puntata qua? Ma ve lo dico subito. Prima di tutto perché è la cinquantesima puntata del... Sta trasmissione qui non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. 50 settimane che vengo nelle vostre case a parlarvi del dialetto. Non pensavo con Fabio Galas insieme che riuscissimo a fare una roba del genere, però se arrivai i fichi e ha intenzione di continuare. Vi dico subito che per festeggiare adesso magari vedrei un po' di fuochi d'artificio sul teleschermo, volevo farli chi ma pensavo che le meno farli per non bruciare in studio. Comunque mi fago gli auguri. Dei fago al Fabio Galas, felicitazione per aver raggiunto sto traguardo. Perché sono emozionato? Per un'altra roba. Allora, voi sapete che il Fabio Galas alla fine del telegiornale ogni sera presenta quella rubrica 20 anni fa. E dopo ho appunto l'adige dei 20 anni fa, no? quindi notizie di tanti anni fa. Mi, grazie al Fabio, sono riuscito a trovare il giornale il dis, pense del 1961, quindi 55 anni fa, il dis, ve lezzo le robe principali, è la più giovane poetessa di Aletale Trentina, vive al Varone di Riva del Garda, cerca di emulare Giacomo Floriani scrivendo tantissimi versi belli e suggestivi. Ecco, non ve dico altro. Naturalmente, di fronte a una notizia del genere, cos'è che dovevo fare? Nara a se ancora, che non sia in giro per il mondo, Ando che è finita sta più giovane poetessa di Alitalia e Tretina. E l'ho trovata. L'ho portata qui, chi? E sono sicuro di farmi piacere, perché grazie a questa trasmissione mi pare che la prova a ritornare a scrivere perché l'aveva pianta lì. Adesso ella la si presenta lesendo subito una sua bella poesia dedicata alla mamma. Senti che bei versi. Me mamma, la sera che silenzio, guardo me senta sentada nel canton che la uccia coi sofferi. L'alza i occhi, la me varda e la s'illumina. Si che bella mamma che te sei. Te guardo e mi si struca il corde tantamor. Che bella mamma che te sei. Me tu te n gaida, me vei voglia de dirghe. Me cocole come te feve quando te me voleva in bras da piccolina. Perché ero la tua pupicenina. Te prego, mamma. Te me varde con gran malinconia. Te sei grande ormai. Ne incrosem co gli occhi e ne capim. Me vei zona lagrima sul cossino. Ecco, cari amici, avete sentito la nostra ospite, la Gavenchi, in carne ed ossa. Lei passa qualche anno, naturalmente, non è più una putelotta come allora. Lei è la Rita Pellegrini, Filippi, sposata da Filippi, del Varom, Potete dire della famiglia storica del Molim, del Varom. I Pellegrini, sì. ne parlerei sicuramente in qualche prossima puntata perché adesso che la qui, non è che la molo in fretta, eh, cercherò di approfittare della sua esperienza dell'Italia nelle prossime puntate. Rita, noi fra l'altro ne conoscevamo, e lo spiegheremo perché ne conosceva, ma lei è un'esperienza che abbiamo fatto assieme a livello scolastico, ma ne parleremo un po' avanti nell'altra puntata. Ecco. Adesso Rita, te devi dirmi, torniamo un po' a quegli anni. 58, 59, 60, 61, ma gli anni del Floriani, perché il Floriani le morì nel 68, quindi anni giusti, insomma. Com'è che ti sei messa a scrivere poesie così belle da, da avere questi articoli del giornale che parlava di te? Ma eh, mi me, parlo in dialetta Ah eh beh, è allora? eh chiaro che parli in dialetto. <ride> Sì, certo. Eh, mi fin da piccola recitevo sempre, mi ricordo, eh, perché trovevo poesie, mi dava da leggere poesie eh, e quindi mi piaceva il dialetto, recitare in dialette. Eh, mi ricordo che mio papà, quando che vedeva i suoi amici delle prigionia, Bergamaschi e gli teneva tantissimo a presentare la sua piccola che la sapeva contare le poesie in dialetto e, e mi piaceva tantissimo le poesie di Giacomo Floriani e mi ricordo una cosa molto importante che il mio maestro, che era il maestro Viola, allora sindaco Gioacchino Viola, sindaco di Riva, sì, oltre sì. che essere maestro, feva anche il sindaco sì, di Riva, sì. in occasione, se non sbaglio, del decimo anniversario della consegna della Baita al poeta Floriani. Eh, la porta noi scolari su a San Pietro, era il settembre del 59, mi pare, quindi Gaverovudeseani, e eh, che era l'elicottero della regione che era venuto a portare i saluti del... Eh, allora il presidente era Tullio Dorizzi, mi pare, Fodarsi, ecco. Dorizzi, sì. e quindi i saluti e i doni per questo anniversario al poeta Floriani. E mi allora ho avuto l'onore di recitare al poeta stesso eh, la sua poesia Pegore, pegore, che ancora ho nel cuore, perché per me è una delle più belle poesie. E il poeta eh, era lì, e era, eh, Giacomo Floriani era piuttosto schivo, certo. molto chiuso. E si è commosso e mi ha la sua fotografia con la dedica. Che... Ecco, mi pare che è come parcheggia, anche una foto no? sì. di quell'occasione sì. lì, che magari il nostro regista riesce anche a proiettare sul teleschermo in modo da far vedere. La foto tratta dalla famosa pubblicazione dialettale in team e Veneto sì. mh, che le sta da serata da sta pubblicazione da, da, da pochi mesi da, da, da qualche mese sì. ecco dice una roba che la nostra generazione rita perché se l'intorno sì. le sta a fortuna perché se in crescui è messa al dialetto sì, certo. e quindi aveva il dialetto poi è certo. chiaro che per fare per scrivere le, le poesie che vuole quel qualcosa in più quella marcia in più quella sensibilità sì. l'emozione sì. particolarità sì. 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 che solo in poeta può però noi gavesta facilita qua di essere cresciuti nel dialetto, immersi nel dialetto. Ecco, quindi ti hai conosciuto, Floriani? Sì, ecco. hai avuto questa esperienza? Certo, però il riferimento che hai fatto al. Eh, Riferimento che ti ha fatto il convegno, mm. eh, riguarda proprio il convegno dei, dei poeti dialettali trentini, Nando da Ala, Augusto Marchiori, Augusto Marchiori, nostro parente, nostro parente, e Garasta questo convegno nel 61 a Trento, quindi mi, ero proprio giovanissima. Eh? Avevo vinto un concorso ecco, con una poesia un e avevo partecipato a questo convegno. Chiaramente ero davvero la più giovane poetessa presente, e allora i giornali ne avevano parlato, ero diventata mh, famosa per breve tempo. Ecco, perché? Ecco, <ride> dopo, per quanto tempo andate avanti a scrivere in dialetto? Ma a scrivere in dialetto sono davanti avanti qualche anno, direi fin all'adolescenza. E dopo ho scritto anche poesie in italiano, però il dialetto resta la mia passione principale. Ecco, e adesso ho ripreso. Ecco, e adesso, grazie a questa trasmissione... Sì, verità, sì. È... Perché ti ha proprio fatto Coinvolto. scattare... Quella molla che te l'avevi dentro... Quella molla... La sosta. La no, molla, sì. A mentira la sosta... Ricordando Floriani, ricordando stesso. Ecco, la sosta, ben... ecco, approfitto per ricordare la sosta, la, la molla che era sì. nelle macchine di una volta, al macchinetto, in zugatoi, che se cargava girando, girando, dopo la molla la fa partire la macchinetta, che dice in la sosta ecco e la è una sosta da cargar grazie a, a me sono andato a tirarla fuori carica e la si è messa a scrivere poesie e vi dico subito che ha scritta eh, tre poesie me mamma me fratello e anche me papà me papà me ricordo no? che avremo occasione di sentirle in altre puntate perché detto che la rita adesso che la ghechi non la lascio più scampar anche perché la detto che la torna a scrivere in dialetto. dimmi qualcos'altro, allora, eh, Rita, di questa tua esperienza, che è qualcosa, che, qualche aneddoto, qualcosa che, te, che vale la pena. Eh. Ecco, per esempio, Tite, fra l'insegnante, questa tua esperienza dialettale la portavi in classe? fevi qualcosa? Sì, sì, eh, sempre. Cioè, mi credo di eh, aver eh, sempre amato... Eh, il nostro dialetto, tanto che eh, a scuola che fevo imparare le poesie dei Floriani, ovviamente, Santa Luzia, Zodal dal Sempi e Nende Stelle, come ecco. nata il Garda. Avete sentito la dita a scuola, ecco, faccio notare che la le de Varom, deriva e quindi ah, ho sì. sempre detto: state attenti, che mi quando. Parlo alla lavagna del dialetto, l'è sempre il dialetto de arco. Ogni tanto cerco di far capire che c'è qualche differenza, faccio notare, ma chiaramente mi sono de arco e parlo del dialetto archese. La presenza della rita mi fa, appunto, così, eh, sì. dare l'occasione per dire guardè, che gli accenti arrivano, spesso chiusi, sì. scuola, sì, sì. off e compagnia sì, bella. Certo. Quindi a scuola ti portavi queste tue esperienze e ti cerchi di coinvolgere sul dialetto. Anche i toputeloti della scuola. Sì. E, e a loro piaceva tanto, anche perché all'epoca eh, non tutti parlavano eh, in italiano a casa, certo. che era ancora, era ancora molto, una buona molto mh, parte della popolazione che parlava il dialetto, per cui lh, era ancora la presa. I mescolari di allora si ricorda. Eh, si ricorda le poesie che imparava, insomma, ecco, in, dialetto. in dialetto. E dopo mi ricordo che mi piaceva anche eh, fermarmi su certi, eh, certi termini usati da Floriani che l'useva a mio papà, tipo i scalfarotti. Roba che no? tu, sì. tu scalpai. Oppure che, so, eh, che dicevo anche che eh, certe parole, certi, certe parole in dialetto, non so, il Merlos. No, che vabbè. deriveva, mio papà mi spiegava sempre che erano parole che derivavano dal, dal tedesco, insomma, certo, no? sì, sì. Ecco, dal, il POSAC, perciò, il sì, il sì, sì. E queste robe le venivano fuori anche a scuola. Certo, certo, ecco. certo. E sono contenta perché eh, la mia nipotina, che la, ha dieci anni e la, va, la fa la quinta quest'anno, eh, la impara ancora Gaela le poesie in dialetto. Bene, insomma, allora qualcosa per il DLS di che devo farlo. Insomma. Sì, Valentina. Allora, adesso interrompo la rita per tornare alla poesia che l'ha letta prima, Mi mamma. Intanto vi farò notare delle belle immagini. La ucia coi so feri. Eh? La ucia coi so feri. Cioè, la lavora eh? a maglia, coi feri, quei grossi, eh? non da cucito. Coi so, ecco, accento fonico, chiuso, non so, voce il verbo sapere. Messe struca il cor, messe struca il cor, cade la e per la famosa, lo scontro fra le due vocali, a e, e quindi diventa messe struca il cor, apostrofo, mi stringe il cuore. Il cor o cor? Il cor. Il cor, no, cor io ecco, io... vedi, allora approfitto sì, per far notare sì, la solita sì. differenza. È sì, Il cor. E dopo bella questa qua, Metotengaida. Ecco, sto gaida. Chi ormai l'è scomparsa, Metotengaida, gaida, cioè mi prendi in grembo, praticamente. No? Sì. Una volta adesso i, sì. i puteloti fassi to su eh, sul colo on gaida. Anche questo gaida. E dopo una lacrima sul COSIM, COSIM con do S con bell'accento tonico sulla I. beh Viste queste belle immagini della poesia, adesso però vago su alcune particolarità formali, quindi lascio la rita per il momento e le osà preparate qua, vedè sulla lavagna. Spero che il regista riesca a far vedere. Allora, ghe silenzio, ecco, ed è questa forma ghe Alcuni i mette l'apostrofo. Ge è CE, sarebbe la forma del CE. Questa sarebbe la forma arcaica senza apostrofo. Con l'apostrofo sarebbe una forma più recente. Ecco, sentada en den canton. Ecco qui la un po', un po' complicata, nel senso che sentada en den canton, due apostrofi, che vuol dire che sono cadute due lettere. La E, sentada en, de en canton, vedete? caduta questa E messo l'apostrofo, caduta quest'altra lettera messo l'apostrofo, cantom naturalmente accento fonico chiuso. Ecco, vi faccio notare che alcuni poeti dialettali questo de apostrofo N a volte lo trasformano direttamente in den, cioè un'unica parola. La se enlumina, anche qua c'era la E, ma per il solito discorso delle due E, una E cade, la seconda, e si mette l'apostrofo, la se enlumina. Messe strucca il cor, stesso discorso, la A e la E, cade la E e al suo posto viene messo l'apostrofo, il core o il core. E poi questa curiosità, temevarde, ecco, noi diciamo temevardi. Ecco, in questo caso Rita appunto scrive temevardi, temevarde scusa, voce del verbo vardar, cioè guardare, quindi temevarde. Ecco. Queste sono alcune particolarità formali sulle quali ho cercato di richiamare la vostra attenzione anche perché sono gli argomenti di cui vi ho parlato più volte in precedenza, cioè accento tonico, accento fonico, elisione. Ci sarebbe anche il troncamento, ma quello è un po' più complicato, magari ne parleremo più avanti. Naturalmente qui ci sarebbe da, da dire qualcosa anche sui raddoppiamenti, per esempio ci so, struca, eh, qualcuno mette addirittura strucca, più. invece struca va con una C, ma sui raddoppiamenti questi esempi non è che si prestino molto per le mie spiegazioni. Bene. Rita, hai da aggiungere ancora qualcosa a queste, a queste mie notazioni formali? Ti sì, ritrovi eh, in quello che dico? Volevo dirti che eh, io dico canton. Can non canton. En den canton. En den canton, ma forse la poesia tu avevi scritto canton con M. Sì. Ecco, allora lo correggiamo subito, vedete una correzione. Comunque, sulla M, sulla N, sì. attenzione che... Molti scrivono ben invece che bem, vin invece che vim, ecco c'è il solito discorso, sì, malan invece che la malam, ho fatto sì. ben bel malam, o malan, ecco, sulla n e sulla m poi cambia a seconda delle valli. Ah. No, no, ma quindi, no invece Cantom, no no ma va benissimo, va è bene. un errore mio, corretto ah. in diretta <ride> e quindi... Chiedo scusa. No no, come chiedi scusa? Rita, non le sbarchezzi. Anch'io sono un, un, un neofita, ho sempre parlato dialetto, ma siccome mi sono accorto che purtroppo oggi chi scrive in dialetto spesso scrive in un modo, anche se, lo ripeto ancora una volta, chi legge gli autori di dialettali trentini si accorgerà che c'è una enorme licenza poetica, cioè c'è gente proprio... Che scrive in modo c'è gente che scrive Ghe con l'apostrofo, ghe senza apostrofo, nm, raddoppiamenti c'è gente che le donne in dialetto mettono le due n, mentre deve essere le donne. Per cui ci sono libertà poetiche che evidentemente io non giudico, le lascio appunto stare, però io intervengo comunque quando vedo alcune cose che secondo me sono da correggere. Bene, io direi che. A questo punto potremmo anche dire che abbiamo finito. Cara Rita, con la poesia Me Mama, ti ringrazio e ti dico che ti aspetto un'altra volta. Grazie di nuovo per la tua aver accettato il mio invito e per grazie la tua, la tua te, professionalità Sandro. che ti ha mai spiegato tante belle robe del <ride> dialetto e del grazie. Floriani. Grazie. Grazie, grazie Rita. Grazie Sara. Grazie. Ci vediamo la prossima grazie. volta. E ricordatevi che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Vedete che adesso mi è passata l'emozione e sono... Tornato a parlare in italiano. Arrivederci alla prossima puntata.